Sono contento, come dicevo al Mister Sky per il basket, quindi a Matteo Mammì, complimenti per il grande slam. Mancava solo il sito, e un sito, curare il sito, ho detto, non lo danno al primo venuto. Certo, Sky è grandissima, però Sky Italia è quindi ancora un mondo straordinario di numeri uno, di grande qualità, però ancora non ha le cifre americane. Quindi complimenti. Cosa significa fare il grande slam anche professionalmente per te? Significa un impegno gioioso, se si può dire in questa maniera, nel senso che davvero lo facciamo con gioia e con piacere, ma è un impegno. Soprattutto significa che ancora di più dovremo contare su tutta la parte che non si vede in onda e che è quella che regge questa baracca, perché il segreto di Pulcinella del tutto è la quantità di persone davvero appassionate sia di basket che di questo lavoro che tiene in piedi la scommessa. Io ti stimo molto perché sei anche una persona di grande costrutto morale, di grande conoscenza, di grande impegno anche nel migliorarti come cultura. E però la pallacanestro è il nostro virus, no? Ecco, quindi però sai anche staccarti, senza essere diplomatico, magari da quell'enfasi così, quindi essere appoggiare giustamente la nazionale, però se soprattutto hai una grande qualità, sai portare la gente alla pallacanestro come faceva Aldo Giordani, magari con un'altra dialettica, molto più scoppiettante, molto più moderno, molto più sincopata, però di grande. Ecco, oggi cosa, mettiti nei panni che tu, non del Flavio Tranquillo, ma il Flavio Tranquillo media, un media nel mondo del giornalismo, e vuoi fare un invito alla gente per venire a vedere le telecronache, vedere la pallacanestro. Cosa direste loro? Perché venire alla pallacanestro? Beh, non perché è tutto bello ed è tutto strabiliante, perché quello è come sembra a noi che abbiamo il virus e quindi non è necessario che uno lo debba condividere per forza, però diciamo di certo per vedere un ambiente che è leggermente più dinamico rispetto alla media, come posso dire, normale dello sport in Italia ma anche in Europa, e parte di questo dinamismo è quello che ereditiamo, se non usurpiamo, onestamente dall'NBA. Senti, noi dal pallacanestro pecchiamo un po' così di superbia, ma magari senza che sia un peccato capitale, lo classifichiamo poi peccati veniali. Ecco, qual è l'errore che non dobbiamo commettere più per essere più visti, più essere televisti, più amati dalla gente? Per me è quello di avere il complesso di inferiorità e dire oddio, non ci guarda nessuno, siamo piccoli e quindi dobbiamo cercare di inventarci un modo, purtroppo per fortuna, secondo me per fortuna, ma poi ognuno fa la sua valutazione, non c'è niente da inventare, c'è da far vedere la pallacanestro per quella che è, quindi per farla vedere bellissima quando è bellissima, così e così quando è così e così, e anche un po' sotto così e così, che capita anche quello, però la pallacanestro ha una forza tale che se tu ti limiti a farla vedere qualche cosa succede. Certo, se speriamo che dopo domani mattina o domani mattina ancora peggio saremo nelle dimensioni del calcio o similari, allora questa è una chimera. Se invece guardiamo al trend, secondo me basta e avanza la pallacanestro per quella che è. Tu sei ancora molto giovane, perché anche come dialettica, come capacità, come conoscenza, hai voglia di conquistare nuove conoscenze, e quindi questo ti fa giovane. Qualcuno, facevo oggi i complimenti a Trigger, dico perché ti sei fatto lo stesso timbro di voce di Tranquillo, mi ha detto è un complimento, è certo che è un complimento, io stimo molto. Vado oltre, cioè tu sei un no limits, no? Hai cominciato una radio e poi hai scritto anche, così ti ho conosciuto anche nella parte migliore come tifoso di una squadra mitica che fa innamorare tutti a Milano, sono innamorati. Il tuo prossimo passo finale, perché no, ad esempio presidente di Lega, no, direttore generale, ma commissioner della Lega Basket un giorno?
Beh, no, perché oggettivamente per due motivi. Il primo è che davvero non ho le competenze, davvero buttare via 30 anni così faticosamente messi assieme in qualche maniera di professione non me la sento. E poi no, perché in questo momento oggettivamente, che sia Tranquillo, che sia Campana, che sia Tizio, che sia Caio, sia Semproni, presidente della Federazione della Lega, non è, ribadisco, non è la questione. Grazie. E quindi seguite questa stagione dell'uomo del grande slam del basket, non l'ha fatto nessuno, nemmeno LeBron James.